Salve, ben ritrovati con l'altra campana, il nostro spazio quotidiano di approfondimento. Sono gli ultimi scampoli di questa campagna elettorale, quindi una trasmissione come sempre soggetta alle regole della Parcondicio. Il nostro ospite oggi è Luigi Palladino, candidato al Collegio Uninominale del Senato per Forza Nuova. Benvenuto. Allora... Siete considerati la destra più dura, quella più eh, intransigente, spesso vi si accusa eh, di eh, comportamenti in qualche modo antidemocratici eh, e razzisti. Eh, è come dire l'atteggiamento? Oppure in qualche modo voi ritenete che si debba avere una linea, in qualche modo nel paese, molto dura rispetto a determinate questioni? No, mm, non. Non siamo dell'idea di tenere una linea molto dura, siamo considerati molte volte estremisti perché proponiamo delle idee vecchie ma nuove nello stesso tempo. L'esempio più lampante è per quanto riguarda l'immigrazione: molti, no, molti ci dicono che noi siamo duri e razzisti, xenofobi, perché non accettiamo l'immigrazione. Noi accettiamo l'immigrazione nel momento in cui è controllata e necessaria per le necessità della nostra nazione. Ma quando troviamo invece che gli immigrati scavalcano nelle graduatorie per le case popolari o come è avvenuto a Roma dove c'è il segretario provinciale di Forza Nuova agli arresti domiciliari perché ha difeso una famiglia italiana sfrattata dal comune per dare una casa a dei Rom, allora lì noi diventiamo intransigenti. Noi non siamo razzisti, noi amiamo l'unità dei popoli, l'autodeterminazione di ogni popolo e per cui ogni popolo deve essere aiutato lì dove si trova e non che viene a stravolgere i nostri usi, le nostre tradizioni, i nostri costumi con il loro modo di operare e di fare. E ultimo e non ultimo è il caso attuale, a matrice, sotto la neve, in quei container o in quelle strutture abitative fatiscenti e gli immigrati regolari fino a un certo punto, perché non sappiamo quanti di questi saranno regolari, del Cara, cara di Foggia a Borgomezzanone, Fino adesso tra tutti quelli che sono passati, solo il 5% hanno avuto lo status di rifugiato. Però non mi sembra che al Cara di Foggia ci siano delle condizioni di vita eh, superte. No, eh, ci sono, no. sono, sono state fatte inchieste in cui ci sì. sono anche condizioni di vita non umane. Ma il punto che ma io, noi l'abbiamo uh, sottolineato eh, quindi, questa realtà. No, anche perché, perché a volte si dice che gli immigrati stanno negli alberghi, non è proprio così. Abbiamo le situazioni tipo macerata. Ma Molto, molto, diciamo, molto, molto a macchia di Leopardo, in realtà in genere non sono proprio no, come chi vive, nei, umane, cara, chi vive eh. nei cara il Cara di Milei è uno di quelli che noi abbiamo denunciato che eh, lì viene a mancare la dignità stessa dell'essenza dell'uomo dell che nella nostra Costituzione è riportata. Però quando lei dice l'autodeterminazione no, dei popoli, eh, questo ha una deriva che può essere molto negativa se lei pensa all'autodeterminazione, diciamo che poi portò al secondo conflitto mondiale. Perché oggi un immigrato regolare che in Italia non dovrebbe per esempio poter accedere alle case popolari. Adesso lasciamo perdere la clandestinità perché la clandestinità è sicuramente una questione che lo stesso governo ha cercato in questo momento di arginare. Ma un immigrato regolare perché non dovrebbe accedere alle stesse opportunità che poi hanno gli italiani? Sì, ma mettendosi in coda gli italiani, non come è successo nel comune di Roma. Ma in coda solo perché è straniero? Perché... Non solo perché è straniero, perché non ha una storia dietro di 20 anni di coda, come succede a Foggia. C'è gente che è in attesa da 19-20 anni per avere un buco di casa popolare. Poi arriva un immigrato o un rom e gliela passano avanti. Ognuno deve fare l'iter, noi non siamo contro a questo. Anzi, ben vengano se sono per le nostre necessità. Certo se devono venire, come ha detto la Boldrini. A ridare nuovo vigore, eh, nuovo spirito di vita e nuova cultura, beh, e allora su questo noi mettiamo subito le mani avanti. Uh, voi siete uh, per una politica nazionale molto sovranista, nel senso sì. uh, adesso questo l'Italia prima di tutto è un po' lo slogan che l'Italia gli italiani. L'Italia di italiani, prima gli italiani, insomma uh, anche. Hanno, preso anche... hanno mutuato tutto uh, da noi perché uh, noi sono ventati. Ma che cosa allora, vi differenzia per esempio da Fratelli d'Italia? Perché non avere una destra unita, compatta? Quali sono gli elementi che vi differenziano? Beh, gli elementi che ci differenziano prima di tutto è di accettare certe alleanze che noi non accetteremo mai, tipo Berlusconi. Noi non possiamo accettare che ci sia un partito guidato da massoni o da gente che ha pensato solo a fare legge ad persona, ma a discapito, pur avendo fatto qualche legge a favore degli italiani, tipo l'annullamento della tassa di successione che poi da qualche altro amico di di brigata è stata rimessa. Noi non accettiamo di Fratelli d'Italia che abbia ancora questa attenzione verso un centro che non ha motivo di essere e di definirsi destra perché noi come Forza Nuo non ci definiamo né di destra né di centro né di sinistra noi siamo il partito dell'Italia e il partito dell'Italia non ha eh, derive a destra, sinistra e centro noi camminiamo per la nostra strada questo vi differenzia anche da Casa Pound perché esempio, sì. Casa Pound ha fatto la dichiarazione che adesso sarebbe pronto a fare la, la, un allargamento, un'alleanza un'alleanza con Salvini, appoggiare Salvini appoggiare, sì. se va al governo noi da Casa Pound ci differenziamo da diverse situazioni, anche se abbiamo cercato di avere qualcosa in comune, ma nel momento in cui loro ammettono la possibilità del matrimonio gay, quindi sovvertire il costrutto costituzionale che la famiglia è formata da padre, madre e figlio, Già siamo in netto contrasto. Poi la loro vicinanza a Salvini è stato il punto in, in cui abbiamo avuto una maggiore rottura. Nonostante che alla festa, al ricordo, alle, alle rimembranze dei caduti di H.L.R.E.N.R.E.N.S.A. noi siamo presenti, non è che siamo lontani, eh. o nel ricordo di Sergio Ramelli, siamo anche noi con loro. Ma abbiamo questa differenza. Quindi ci sono diciamo, delle differenze delle, rispetto al Delle alcuni... piccole differenze che potrebbero essere limate per poter fare una, de una destra, ma non una destra, un gruppo identitario nazionale unico. Ecco, noi siamo un gruppo identitario nazionale. È, è evidente che però questa è stata una campagna elettorale che si è caratterizzata molto da episodi di intolleranza, da luna e dall'altra parte, ricordo quello che è accaduto a Palermo, al, al vostro Orsini. che è stato come dire, legato in mezzo alla strada e pestato che peraltro episodio condannato bipartisan, tutti, sì, perché sì, la no, violenza no, poi... Su come questo dire, possiamo no. ammetterlo. No. Però è stata una campagna elettorale dove c'è stata una uh, deriva violenta che non sì. fa bene al Paese non sì. fa bene a nessuno. Su bene, questo almeno possiamo essere d'accordo? Su questo sono d'accordo, ma in parte. Da parte di Forza Nuova e di Casa Pound, perché adesso prendo anche le difese di Casa Pound... E, anche di Salvini, di, della Lega, non c'è mai stato atto di violenza nei confronti di altri partiti che volevano parlare nelle piazze di Milano o di Foggia. Al contrario, loro ci hanno inventato questa volta, per distrarre l'attenzione degli italiani, un nuovo fascismo che sta nascendo, non è così. Loro hanno voluto distrarre dalle vere attenzioni che sono le problematiche essenziali del vivere dell'attuale situazione del popolo italiano, dove la povertà sta crescendo, la disoccupazione cresce, il jobsat è un, un emerito fallimento perché dove lavorava prima una persona con 1.500 euro, adesso ne lavorano tre precari a 500 euro. Se queste è, hanno voluto proprio distogliere le attenzioni da queste realtà creando il fantasma del fascismo Però, come... insomma in alcune manifestazioni ci è chi ha inneggiato anche con il saluto fascista che... no ecco qui c'è un altro errore il nostro saluto è, un saluto, è il saluto romano ha ah. 3000 anni di storia non si confonde col saluto fascista che poi il fascismo abbia mutuato il saluto ah. romano e lo definiscono fascista beh questo è perché manca la, la conoscenza della Sto. storia senta Paladino la capitanata, perché poi si vota per le politiche, oggi questo territorio eh, di quale tipo di rappresentanza secondo voi avrebbe bisogno a Roma per uscire un po' dalle secche in cui da diversi anni eh, è bloccato? Noi abbiamo bisogno di rivalutare le risorse che straordinarie che la nostra eh, regione, in maniera particolare la nostra provincia ha rivalutare l'agricoltura, abolire l'Imu sui fabbricati rurali che creano problemi e scompensi agli agricoltori, dare valore al nostro grano, alla produzione locale, incentivare, ma non come è stato fatto nel piano di Manfredonia dove la gente è venuta, abbiamo costruito, abbiamo creato i capannoni, è venuta la gente del nord, ha preso i soldi e dopo qualche anno, incentivare. La creatività e l'operosità della gente foggiana, della gente di Capitanata, della gente del Gargano, della gente del nord Capitanata che hanno tanta voglia di fare. Abbiamo due laghi stupendi e non vengono valorizzati. Abbiamo le anquille di Lesina e non vengono valorizzate. Abbiamo la bottarga di Lesina, Comacchio. e Da altre parti hanno le bottarghe che valgono fior di quattrini, a quanto costa al chilo la bottarga, ma noi non viene valorizzata. Abbiamo il grano duro di Puglia. Beh, Ma non è che non è valorizzato il grano duro no, di Puglia? No, non è valorizzato nel momento in cui il grano è fatto con quel, quelle realtà cereali che la barilla non accetterà e anche Tamma non accetta tanto perché è di scadente qualità. Noi abbiamo bisogno di rivalutare il grano duro di Puglia. Si parla tanto adesso di aver ritrovato il grano duro del senatore Cappelli, che produce poco ma de, di una qualità uh, oltremodo migliore di tutti gli altri grani duri. E di, di bloccare, e questa è una cosa molto importante, il grano che viene dal Canada, perché il glisofato cosa fa? Non ha il grano del Canada, la possibilità di maturare nel periodo di tempo come matura da noi deve maturare in brevissimo tempo non ce la fa, buttano il glisofato che da noi è vietato anche se le quantità dicono di prodotto sia relativamente basso però il glisofato è cancerogeno ma questo nessuno lo dice eh, senta Paladino ehm, eh, questa è una legge elettorale che non consentirà probabilmente a nessuno insomma, di raggiungere però può anche darsi che poi gli italiani diano la maggioranza a qualcuno per i partiti che non viaggiano in coalizione è ancora più, più difficile dure. e c'è anche la necessità di superare la soglia di sbarramento per poi entrare in Parlamento. Voi pensate che a livello nazionale riuscirete? Che c'è il clima come? Con dire, il mo movimento di gente che sta avvenendo intorno a Forza Nuova. E in quest'ultimo periodo dopo i fatti di Palermo c'è ancora un incremento e da ieri sera anche qui a Foggia abbiamo visto l'attenzione di giovani, di donne e di anziani nei confronti del nostro movimento. E nei comizi fatti, perché noi non avendo... Il danaro che hanno gli altri partiti, ci siamo accontentati di fare comizi sotto l'acqua, sotto la neve, in mezzo alle strade, come sta facendo la Matrella tutti questi giorni. Stasera fa altri tre comizi volanti nelle zone di limitrofe di Foggia, periferiche di Foggia. E noi vediamo che c'è un bel movimento intorno a noi. Ci auguriamo che gli italiani non si facciano incantare ancora dai flauti magici di Berlusconi, di, di Maio. Di Mai un po' meno perché da poco che sta in politica, ma di Renzi, che hanno di grasso. Ma voi vedete più favorevolmente i 5 Stelle o la destra? Da, da quello che sentiamo, andando anche in giro nel, nel, nei nostri paesi, qui la destra è quella che sta andando più avanti, e favorevolmente, noi non siamo favorevoli né all'uno né, né agli all noi siamo contro questo marasma politico perché è un marasma politico che ci ha portato in questi ultimi 15 anni, specialmente, 18 anni specialmente, a una situazione molto problematica. Con l'entrata nell'euro, diceva Prodi, avremmo lavorato un giorno e mezzo e guadagnato due giorni in più. Con l'entrata nell'euro abbiamo avuto il calo del, del, nostro, del prezzo del nostro denaro. Tant'è vero che dove prima si. Ehm, Riusciva a vivere fino a fine mese e a mettere da parte qualche soldino con 1.200.000 lire, oggi con 1.200-1300 euro non si arriva alla terza settimana. Questa è una realtà molto molto negativa con questa Europa burocratica che è contraria all'Europa che sogniamo noi, che è l'Europa dei popoli. Dei popoli. Bene. Luigi Palladino, candidato al Senato collegio uninominale Foggia per Forza Nuova, ha ricordato anche che la candidata invece... Per il Collegio Camerale di Foggia eh. e eh, l'Avvocato Matrella. Matrella. Grazie, in bocca al lupo anche a Viva voi. E, e naturalmente, eh, mi raccomando, lo dico anche oggi: spero che abbiate controllato la tessera elettorale, verificato che potete ancora utilizzarla. Se no, andate prima all'ufficio elettorale del comune, naturalmente non solo di Foggia, ma tu, di tutti i vostri comuni di residenza. Evitate di arrivare al seggio elettorale con la scheda eh, non. La tessera elettorale non utilizzabile e poi dovete fare le code agli uffici e vi arrabbiate anche con i comuni quando poi la responsabilità è, è nostra forse. che non controlliamo. Anche mi raccomando anche il documento di identità. Grazie ancora grazie al candidato di Forza Nuova e noi ci vediamo domani. Ormai siamo alle ultime battute. Arrivederci.